Sei anni fa la tragedia di Rigopiano a Farindola con l'hotel letteralmente spazzato via da una valanga, 29 le vittime, 11 i superstiti. Oggi pomeriggio la sentenza di primo grado, la lettura c'è stata intorno alle 17 e noi vi abbiamo proposto in diretta uno speciale con tanti commenti e anche le reazioni. Ne parliamo diffusamente anche in questo telegiornale con Luca Pompei che saluto. Buonasera Luca. Buonasera Paolo, un saluto a tutti. Voi. Ecco Luca, tu hai vissuto proprio, proprio il caso di dirlo, quei momenti anche emotivamente molto drammatici, ecco raccontaci un po' cosa è accaduto questo pomeriggio al Tribunale di Pescara, partendo un po' dai numeri, cercando di fare ordine. Noi abbiamo titolato 5 praticamente condanne e ben 25 assoluzioni, però in mezzo tante urla e anche le lacrime dei familiari. Un dispositivo di sentenza che non ha certo soddisfatto in particolare i parenti delle vittime, dicevi giustamente tu, urla e lacrime, ci sono stati anche dei momenti di forte tensione in aula con le forze dell'ordine che in qualche modo sono dovute intervenire per tutelare il giudice Gianluca Sarandrea che è opportunamente rimasto al suo posto senza lasciare l'aula, ma ovviamente momenti di grande tensione e disperazione rispetto ad una sentenza che, come dicevi giustamente tu, vede ben 25 assoluzioni rispetto ai 30 imputati e solo 5 condanne che, le ricordiamo se vuoi Paolo, sì, come no. Sono 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e poi 3 anni e 4 mesi per il dirigente della viabilità della provincia di Pescara Paolo D'Incecco e per il responsabile della viabilità sempre della provincia di Pescara Mauro Di Blasio, pene decisamente più leggere per l'ex direttore dell'hotel Bruno Di Tommaso e per il geometra Giuseppe Gatto, 6 mesi ciascuno per quanto riguarda la sicurezza della struttura. Sostanzialmente il giudice ha ritenuto penalmente perseguibile solo le questioni riguardanti la percorribilità della famosa strada provinciale dal Bivio Mirri all'hotel Rigopiano. E questa è un po' la chiave di lettura, è la chiave di lettura. Da una prima... Certo, è stata la chiave, conoscenza, poi bisognerà sì, attendere. Della, è stata la chiave di lettura del giudice totale. Rispetto all'ampio quadro accusatorio messo in campo dal pool di magistrati coordinato, ricordiamo, dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e dai sostituti procuratori Papalia e Benigni. Il giudice ha puntato solo e esclusivamente su questo, per tutto il resto riguardo al disastro colposo, alle lesioni plurime e colpose, l'omicidio plurimo colposo e poi l'abuso, il falso, il depistaggio scusate, in maniera particolare, su tutto questo il giudice non ha ritenuto intervenire e questa, come vedete, la rabbia dei parenti, certo, delle vittime e dei superstiti, in particolare avete visto Gianpaolo Matrone, ma anche Alessio Fagnello, il papà di Stefano Fagnello. Luca Bellelli, il capo della procura appunto di Pescara, aveva chiesto anche delle condanne esemplari, no? La richiesta. Sì, non aveva proprio usato il termine condanne esemplari. Però si era 12 un po'... anni... Sì, richieste pesanti, Provolo, perché lo ricordiamo, 12 anni, Lacchetta, 11 anni sì, e 4 mesi. Mesi. Beh, anche Di Marco, ci sono anni. State richieste pesanti, ai 12 anni all'ex prefetto Provolo, agli 11 anni e 4 mesi per il sindaco Lacchetta, ai 10 anni per Di Blasio e D'Incecco, gli 11 anni e 4 mesi anche per il tecnico comunale Enrico Colangeli assolto, i 9 anni per Ida De Cesaris, dirigente della prefettura assolta. Poi agli 8 anni per un altro componente degli uffici della prefettura, l'ex capo di gabinetto Leonardo Bianco, tutti assolti. Diciamo che tutto il settore riguardante la prefettura, le accuse sono venute totalmente a cadere da questo punto di vista ed è questo forse uno degli aspetti che ha più colpito negativamente i parenti delle vittime. E in un primo tempo era stata coinvolta anche la regione, no? Alcuni dirigenti. La regione in quanto poi c'è stata l'archiviazione. In quanto ente la regione era già uscita da questo processo molto tempo fa, erano rimasti all'interno del processo
alcuni dirigenti, Carlo Giovani, Carlo Visca, Pierluigi Caputi, Emidio Primavera, tutti assolti, lo stesso Antonio Sorgi per il quale la stessa procura aveva chiesto l'assoluzione. Si tratta di personaggi che avrebbero dovuto nelle loro funzioni in qualche modo fornire agli enti, in particolare alla provincia e al comune di Farindola, gli strumenti necessari per intervenire nella prevenzione nell'emergenza con la famosa carta di localizzazione del pericolo valanghe, uno strumento per il quale non sono stati trovati finanziamenti necessari perché all'epoca la regione non viveva un momento florido sotto questo aspetto, per cui non c'erano fondi per questa carta di localizzazione. E che proprio poteva anche essere utile. Che poteva essere non utile, fondamentale, perché in base a quella carta ovviamente ci sarebbero state delle condotte completamente diverse. Allora, facciamo così, Luca, perché ci sono alcuni contributi che volevamo far sentire, anzi risentire ai telespettatori. Io direi un primo file di sentire gli avvocati, due avvocati in rappresentanza proprio del comitato dei parenti delle vittime. Si tratta di Vagna Della Vigna e di Romolo Rebua. Vania, tanta tensione, tanta disperazione, una reazione emotiva forte da parte dei parenti delle vittime, una sentenza che non può soddisfare. Sì, i parenti delle vittime non sono rimasti soddisfatti delle tante assoluzioni. Per quello che sono riuscita a comprendere io dalla lettura del giudice, le persone che sono state condannate sono Ilario Racchetta, dirigenti provinciali, Bruno Di Tommaso, quindi il gestore, cioè tutti coloro che dovevano evitare l'isolamento e quindi dovevano evitare che quell'hotel si trasformasse in una trappola mortale sia per gli ospiti che per coloro che ci lavoravano. Condanne anche per D'Inceco e Di Blasio, troppo poco, secondo i parenti delle vittime. Erano altri che dovevano rispondere, e in qualche modo c'è anche un altro aspetto, Vania, se vogliamo, aspetti che non sono stati presi in considerazione. Qualcuno addirittura auspicava un rigopiano bis. È possibile? No, rigopiano bis non sarà mai possibile. Ovviamente la procura può ricorrere in appello, noi come parti civili possiamo fare solo un appello ai fini civilistici, quindi la procura leggerà, però tutto questo discorso non è possibile farlo in data odierna, ma dobbiamo attendere, mi pare, i 90 giorni del deposito delle motivazioni per capire bene quali motivi di fatto e di diritto sorreggono sia le condanne ma anche le assoluzioni. Momenti di grande tensione, avvocato. Come di solito le sentenze non si commentano, però c'è molto malcontento. Diciamo che è un qualche cosa che probabilmente io in aula tante volte, tanti giorni avevo ipotizzato, pronosticato. Significa che l'impianto della Procura della Repubblica, secondo il magistrato, non era sufficiente. Può significare che i colpevoli erano altri e non sono stati tratti a processo. Può significare tante cose, bisogna leggere le motivazioni. Purtroppo devo dire che alcune cose, alcuni segnali di quello che sarebbe successo, io avevo dedotto in aula. Voi sapete che in una serie di interviste anche polemiche qui davanti a voi avevo rilasciato delle dichiarazioni similari, quindi diciamo che non mi stupisce, l'avevo detto prima dell'aula, che mi aspettavo una sentenza così dolorosa per le parti civili. Rispetto a quegli imputati che possono essere stati dichiarati innocenti e fossero veramente innocenti, perché questo doveva essere un processo, lo ripeto, e non una ricerca del colpevole, ritengo che quello che io avevo fortemente detto in aula più di una volta, che vi erano anche delle altre parti che dovevano essere ricercate, bene, il magistrato oggi ha confermato. Mi auguro che la Procura della Repubblica, dopo aver letto le sentenze, cerchi anche di aprire il rigopiano bis, perché ci sono delle responsabilità sicuramente in questo evento che sono state trascurate. L'ho detto in aula, l'ho detto in altre occasioni, l'ha detto oggi purtroppo il magistrato.
stato. E purtroppo è un evento, diciamo, è un qualche cosa che è stato compreso, è un qualche cosa che emergeva da un orientamento giurisdizionale che non possiamo, di cui prendere atto, che era iniziato con l'estromissione delle parti civili dal processo per depistaggio, era stato con le estromissioni dei responsabili civili, e quindi sostanzialmente chi fa uno più uno può fare due, e comprende che l'orientamento del magistrato era stato differente. Ecco, ovviamente ci sarà un ricorso in appello, ci saranno altre manovre da parte vostra? Beh, diciamo che un ricorso in appello sarà sicuramente, immaginiamo, anche da parte della Procura della Repubblica, e poi i ricorsi in appello si fanno dopo aver letto le motivazioni della sentenza, questo sicuramente sempre. Sicuramente poi ci saranno delle altre azioni che io avevo sempre detto sin dall'inizio: per dare giustizia bisogna fare delle azioni civili, perché una cosa è la responsabilità della ricerca del singolo imputato e una cosa è la responsabilità degli enti, e vi sono sicuramente delle responsabilità degli enti che sono innegabili e che vanno al di là della singola persona, ma vanno dal comportamento collettivo di alcuni enti che non hanno funzionato e che sono stati sicuramente la causa di questo evento. Allora Luca, mi sembra che i due avvocati, sia Della Vigna che Rebo, hanno spiegato anche un po' la chiave di lettura che ha usato, insomma, per la sentenza. No, ma anche perché entrambi in qualche modo hanno sottolineato ricorsi possibili in sede civilistica. E lì sicuramente però delle bisogna leggere ancora la sentenza, cosa che farà soprattutto Giuseppe Bellelli, che adesso sentiremo. Sì. Hai carpito qualche parola proprio al procuratore capo della Repubblica di Pescara. Sentiamo. Riesci a dirci qualcosa? Non è il momento di fare commenti, dobbiamo ancora leggere con maggiore attenzione il dispositivo che è stato pronunciato in aula poco fa. Però la reazione forte dei familiari, la reazione emotiva è stata molto, molto forte, molto dura. Lo sta dicendo lei, io non ho commenti da fare, anche perché davvero devo vedere meglio il dispositivo, in cui ci sono anche delle affermazioni di penale responsabilità. Ci sarà ovviamente un ricorso in appello una volta lette le motivazioni. Guardi, questo non è il momento di parlare di questo, è un primo grado di giudizio. Così dunque Giuseppe Bellelli, adesso non rimane altro che parlare, purtroppo lo abbiamo titolato anche noi, delle urla e anche delle lacrime dei parenti delle vittime. Tu hai avuto modo di intervistare diversi parenti, ne sentiremo anche alcuni, insomma è stata sì, qualche reazione forte, forte anche oltre le righe, esatto. Ma anche tante lacrime in uno stato di compostezza e di dignità che il Comitato Parenti delle Vittime ha sempre mostrato in questi 6 anni. Le lacrime, ad esempio, di Marco Foresta, che sotto quelle macerie ha lasciato i suoi genitori. E i genitori di un dipendente dell'hotel Emanuele Bonifazi. Allora, grazie a Luca Pompei, ti saluto, grazie naturalmente, buon proseguimento di serata. Sentiamo proprio Marco Foresta e i genitori di Emanuele Bonifazi. Dire qualcosa, ti abbiamo visto in lacrime, che commento dare a questa sentenza? Più che commento mi faccio una domanda, com'è possibile ancora credere nella giustizia in questo paese? Se li ha assolti tutti quanti? Condanne minime per 3 imputati, gli altri non si sa dove sono finiti, quindi la colpa è di chi stava là. Ovviamente voi non vi fermerete? No, questa sentenza deve essere totalmente ribaltata, perché sentire il fatto non sussiste, ma di che? Il fatto non sussiste di cosa? Li hanno uccisi 2 volte, oggi sono morti per la 2ª volta. Sì, c'ho il papà di Emanuele Bonifazi, se voleva dire qualcosa. Che vuoi che ti dico? Ti dico solamente che oggi l'hanno ucciso una 2ª volta. Cioè non capisco il perché, mi gusterebbe la motivazione a vederla, ma io non ce la faccio proprio a capire il perché sono rimasti chiusi. Come sono morti questi figli? Come sono morti? Come sono morti allora? Com'è successo? Che è stata una divinità malefica? Chi è stato? Chi ce l'ha uccisi a noi questi figli? Io questo voglio sapere. Di chi è la colpa? Che messaggio hanno lanciato oggi a tutta l'Italia? È una cosa vergognosa, è a dir poco.